Salve a tutti e ben ritrovati. In questa seconda sessione dei tutorial di base vorrei parlarvi dei raccordi e quindi iniziare le istruzioni, a darvi le istruzioni almeno sui fondamenti dei raccordi. Poi in seguito o nei tutorial di più alto profilo si metteranno in evidenza le funzionalità più avanzate dei raccordi. Intanto, riprendendo l'oggetto dalla sessione precedente, riterrei opportuno prima salvarlo, cosa che non abbiamo fatto. Quindi semplicemente dal tasto di salvataggio andiamo a stabilire un nome per il nostro oggetto. Supponiamo bracket, quindi staffa. Bene, e ripercorriamo velocemente le operazioni eseguite, riportando indietro il roll bar, cioè la barra delle operazioni nell'albero, possiamo riepilogare i passaggi, quindi l'estrusione, la spalla. Successivamente l'operazione di specchiatura rispetto al piano frontale e in ultimis l'esecuzione dei fori. Vi faccio anche vedere come la possibilità, il fatto di poter spostare le operazioni nell'albero conduca a risultati diversi. Questa traslazione è sempre possibile fin tanto che non venga lesa una relazione di conseguenzialità. Per cui non posso aver creato una specchiatura prima di aver creato l'estrusione di base, il sistema chiaramente me lo impedisce. Bene, e quindi iniziamo con raccordare il nostro oggetto. L'obiettivo sarà quello di raccordare i quattro spigoli e poi operare su un profilo perimetrale del nostro oggetto. Quindi in primis utilizziamo il raccordo manuale. E scegliamo i nostri oggetti direttamente da video e possiamo scegliere i bordi e vediamo che il feedback sulla destra del mouse mi fornisce l'elemento bordo, altrimenti in questo caso mi fornisce l'elemento faccia e quello che viene raccordato sarà tutta la faccia. A noi non interessa, quindi riclicchiamo sopra per disattivarlo. Clicchiamo sul bordo, clicchiamo su quest'altro bordo e senza girare l'elemento il sistema riesce a riconoscere il bordo sulla parte tergale. Bene, stabiliamo un valore del raccordo, può essere 8 mm ad esempio, e procediamo. Abbiamo ottenuto il raccordo dei nostri quattro bordi. Procediamo quindi con una nuova funzione di raccordo, ancora manuale e ancora a dimensione costante. Con l'opzione di propagazione tangente attivata, cliccando su un bordo, automaticamente il raccordo viene propagato. Scegliamo un paio di millimetri, che è comunque una dimensione più congrua, e cliccando sull'area grafica il nostro sistema riaggiornerà il feedback visivo. Ora, il nostro intento era quello di poter estendere il raccordo con un'unica funzione a tutti gli elementi perimetrali. Per far questo, possiamo sospendere l'operazione, quindi ritornando indietro nella barra del tempo, oppure automaticamente rientrando nella funzione di raccordo e modificandola. Scegliamo anche i bordi e i piedi delle spalle. E a questo punto abbiamo ottenuto dei raccordi però costanti per tutti gli elementi, cosa che potrebbe non essere parte dell'intento di progetto. Per cui per distinguere i raccordi dei vari elementi possiamo scegliere il raccordo a raggio multiplo. Contestualmente otteniamo delle box per il controllo locale, quindi andiamo a stabilire per esempio che per questo elemento il raggio sarà 5 mm, così come per quest'altro elemento, così come per gli altri due bordi delle nostre spallette. 5 mm e diamo l'ok. Perfetto, quindi abbiamo ottenuto con un'unica operazione dei raccordi differenti. Non avendo sospeso l'operazione di raccordo, automaticamente alla sua riattivazione il sistema ha propagato in tangenza
il bordo, e quindi abbiamo ottenuto un raccordo perimetrale su tutto il profilo. Possiamo modificare il nostro raccordo in qualunque momento. Un doppio clic sulla funzione stessa ci rende disponibile la modifica. Siccome su questo raccordo noi avevamo attivato una richiesta di raccordo indipendente sui singoli bordi, il sistema ci renderà disponibile un valore di raccordo per ciascun elemento. Mentre nel secondo raccordo in cui si è sfruttata l'opzione di propagazione tangente, il nostro raccordo è unico, per cui può essere controllato da un unico parametro che andiamo a modificare. Eseguire il raccordo può essere agevole spesso utilizzando delle funzioni avanzate. Per cui sospendiamo al momento questi raccordi cliccando col CTRL su entrambi e attivando la funzione di sospensione o riattivazione nel caso volessimo ripristinarla. E vi faccio vedere che con lo strumento Fillet Expert è possibile avere accesso a una serie di automazioni. Supponiamo per esempio di cliccare su un bordo. Automaticamente il sistema mi fornisce una serie di automazioni. Passandoci sopra col mouse possiamo visualizzare i bordi soggetti a questa operazione di raccordo e quindi scegliere quello che può essere più comodo. Nel nostro caso, in un solo colpo andremo a beccare tutti e quattro i vertici per i periferici. Quindi la gestione appare decisamente più semplice. Allo stesso modo possiamo continuare per la gestione degli altri raccordi. Ovviamente il sistema ci offre varie combinazioni, non sempre si riescono a identificare quelle a noi funzionali. In questo caso, per modificare il raccordo sulla base, potremmo utilizzare lo stesso il nostro Fillet Expert e concludere l'operazione con l'applicazione di un ultimo raccordo. Quindi ho dimenticato di completare l'operazione cliccando su questo bordo, ma il concetto è il medesimo. Bene, io vi lascerei a una prossima sessione per approfondire l'argomento. Intanto vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!